Benvenuti ad un nuovo video Pulis Film Outdoor. Oggi volevo fare una breve recensione di uno zaino che ho comprato di recente, uno zaino per escursioni giornaliere, uno zaino da 25 litri. Premetto che io ho un po' questa malattia, la zainite, per cui mi piace, se posso, avere tanti zaini, non a livelli di un collezionista, insomma, di un discorso di collezionista, però uno per ogni possibile eventualità, diciamo, concernente il mondo dell'outdoor, un mondo che amo. E niente, quindi mi era presa un po' questa idea di avere uno zaino con una concezione un po' più militaresca, diciamo così, per un discorso di resistenza dei materiali e perché mi piaceva che ci fossero gli agganci molle, però se possibile se esisteva anche con uno schienale un pochino più aerato, uno schienale distanziato dalla schiena, quindi per poterlo utilizzare specialmente d'estate, per far sudare meno la schiena, un po' più ergonomico. Ho chiesto aiuto sul forum avventurosamente.it e gli amici di avventurosamente.it, molto disponibili, mi hanno consigliato questa marca che io non conoscevo, che è la WeSport, una marca polacca, e quindi niente, ho fatto questo acquisto, sono particolarmente soddisfatto. Insomma, due parole, lo zaino è un 25 litri, quando arriva con la spedizione c'è un'etichetta e lo dà per un 22. Non so di preciso perché ci sia questa discrepanza, potrebbe essere perché sistemi di misurazione differenti, però insomma ora non stiamo a indagare troppo, a fare i pignoli su, insomma, da 22 a 25 litri, quindi una misura diciamo abbastanza media, perfetto per un'escursione giornaliera oppure un'escursione magari anche di due giorni, con alcuni accorgimenti, magari d'estate, ecco. Quindi 25 litri, tessuto in cordura, 500 denari, il peso lo danno sul sito ufficiale della WeSport a 1000 grammi, quindi un chilo, nel sito dove l'ho comprato lo danno 1280 grammi, quindi siamo diciamo su una misura intermedia, può darsi sia perché, come vedremo, la fascia ventrale è estraibile, e la rain cover sotto, la protezione per la pioggia, anche quella è estraibile, e quindi probabilmente togliendo entrambi, ora devo essere sincero, non ho avuto modo di pesarlo, comunque insomma i dati che danno è quello lì. Va bene, vediamo un attimo, dai, due dati, le tasche, allora, premetto che la tasca principale è la tasca quella, non ha un'apertura dal davanti tradizionale, ma è una zip che corre lungo tutto la parte, diciamo, sul retro, quindi tutto lungo qua. Quindi si può aprire così, ora però non l'apro del tutto perché volevo aprirla dopo che si vede un po' meglio il contenuto, però insomma fondamentalmente si può aprire fino in fondo così. In alcune condizioni è una cosa comodissima, perché possiamo aprire velocemente, quindi appunto per un utilizzo militare ovviamente deve essere accessibile istantaneamente il contenuto, per quel discorso lì può essere particolarmente utile. Di lato ci sono queste clip, due di qua e ovviamente due di là, che tengono poi dopo lo zaino al sicuro dalla possibilità che si apra a nostra insaputa, come si dice, più una sopra qua. La parte interna e il bastino poi dopo lo descrivo un po' meglio dopo, però dopo. Qui dietro c'è un foro, è il foro per la camel bag, quindi all'interno qua c'è una tasca che potremmo utilizzare per la camel bag, per chi utilizza questo sistema di idratazione. C'è un lembo di tessuto che va a richiuderlo così, quindi insomma protetto dall'acqua. Il bastino magari lo vediamo un attimo meglio dopo. Distruggo tutto. Gli spallacci sono imbottiti, comunque vediamoli dopo. Allora, sul frontale, a parte il sistema molle, che come possiamo vedere è abbondante perché arriva fino in fondo qua, ci sono telaciche sugli spallacci, sulla fascia ventrale, qui di lato addirittura,
E anche quindi molle, uff, a scialare. Più c'è la classica patch, se uno vuole può metterci una patch, boh, diciamo una cosa che al momento. Allora, una cosa che mi piace di sto zaino è questa tasca qui che è una comodità pazzesca, perché l'appoggi, proprio rimane in piedi da solo e qui c'hai a portata di mano le cose più, diciamo, che utilizzi continuamente, quindi la torcia, coltellino secaccio, se ci vuoi mettere fazzoletti, piuttosto che odio l'utilizzo di piuttosto che in questo modo, ma è scappato, scusate, cerotti. Allora, qui davanti c'è un'altra tasca che invece è una tasca molto sottile, questa è perfetta per esempio una cartina, no? Da qui arriva fino in fondo, è molto stretta però, diciamo, prende solo la parte, diciamo, frontale così, qui arriva fino in fondo, ne arriva fino a qua. Quindi le tasche fondamentalmente sono queste tre. A meno che poi dopo uno non ci voglia mettere, aggiungere delle cose, quindi per il discorso dell'aggancio molle, posso, che appunto serve proprio per questa funzione qua. Tre tasche, una grande, che prende tutto, questa qui davanti, molto comoda, mi piace tanto, questa qui per cartine stretta, stretta, larga fino a fondo, e poi appunto c'è gli agganci molle. Quindi se vogliamo, questo gli è una di quei pouch della Decathlon, uno di quei pouch di Decathlon che si trovano nel settore caccia e pesca, quindi della Solognac, più caccia che pesca nel Solognac comunque. Allora, vabbè, giusto per la prova, si dovrebbero mettere tutte e due, giusto per la prova. Si agganciano facilmente questo sistema qui, più ovviamente tutte le tasche apposta per il sistema molle, no? Compatibile con il sistema molle. Quindi insomma tasche ne possiamo mettere quante vogliamo con questo sistema. Ok, che altro c'è da dire? Il discorso del fatto che con 25 litri, se lo si dovesse utilizzare per questo posto. Ok. Allora, se si dovesse utilizzare per più giorni potrebbe essere un po' risicato come spazio, quindi qui abbiamo degli anelli comodissimi, volendo anche sotto, quindi o qui, quindi per legare qualcosa sotto, oppure anche qui di lato, con questi, per dire, sono dei lacci che ho recuperato da uno zaino ferrino, ma credo che insomma non sia un problema. Al limite c'è trovarne di nuovi, quindi se uno fa una cosa così, semplicemente ci può legare intorno fuori una tenda, un sacco a pelo grande, insomma qui, e la stessa cosa si può fare tra questo anello qui e l'anello di qua, chiaramente. Quindi anche questa è una grossa versatilità di questo zaino, che bello dei zaini militari, insomma chiaramente che sono un po' versatili. Poi, allora, vediamo un attimo il discorso dello schienale, che è uno dei punti più interessanti di questo zaino. Allora, lo zaino ha appunto anche la fascia ventrale. Io una cosa che volevo da questo zaino, appunto l'ho comprato anche in funzione di questa caratteristica, è che ci fosse la fascia ventrale rimovibile. Perché è una cosa per cui se magari fai un'escursione di un giorno, sono uno zaino di 4 kg, tu preferisci avere... non avere questo ingombro qui ai fianchi, che magari d'estate anche ti può dare un po' noia, quindi cioè il fatto che sia rimovibile era un valore aggiunto per me. Anche qui ci sono degli agganci molle. Poi chiaramente se si parla di avere lo zaino completamente pieno, come di qui l'ho pienato anche più di necessario, più un sacco a pelo esterno, la tenda esterna, insomma, okay, quando si va su un peso notevole, la fascia ventrale può aiutare a far caricare il peso sul bacino, è molto più resistente delle spalle, no? Sotto il discorso comunque vabbè, vediamo un attimo. La fascia, appunto, come si diceva, è rimovibile. Perché stia in posizione bene, mettiamo così, qui di lato c'è un passante regolabile, per cui possiamo poi dopo, vedi, regolare anche la distanza da qua. Altrimenti si sfila,
si leva tutto e qui dietro c'è un bel velcro ignorante e si stacca tutto. Ecco qua. E si sfila. Ah, quella pensata. Eccolo qua. La fascia ventrale, se uno vuole, la potrebbe utilizzare anche come tipo cinturone per metterci cose molle, ma sfido chiunque ad andare a giro una cosa così, lo piglierebbero per il culo parecchio e farebbero anche bene, a parte gli scherzi. Una delle cose che mi piace tanto di questo bastino, di questo zaino, è il fatto che ha questa rete che distanzia lo schienale rigido, bello rigido. Qui ci sono due paletti, bacchette di alluminio, credo sia alluminio, comunque sono bacchette rigide di metallo e possono essere sfilate. C'è un sistema che io personalmente non avevo mai visto, quindi questo qui per l'imbottitura sulla parte bassa della schiena. C'è un sistema che io personalmente non avevo mai visto, per cui tirando queste cinghie qui si arcua leggermente il bastino rigido e si fa uno spazio, diciamo, dove poter appunto. Dove passa l'aria, quindi fondamentalmente per un discorso d'aereazione. Questa è una cosa che mi piace particolarmente di questo zaino. Poi, va bene, via, non perdiamo altro tempo in chiacchiere, ma dettagli, insomma, avete abbastanza visto tutto. Faccio un breve loadout, così almeno vediamo quanta roba ci sta dentro. Quindi qui abbiamo, vabbè, fazzoletti, esche per il fuoco, torcia, bussola, coltellino, faccio una cosa veloce, se no mi annoio e basta. Stesse cose di sempre, Victorinox, secaccia a serramanico, Fire Steel, cerotti, ecco qua. Molto comoda questa tasca. Diciamo si espande all'interno, quindi rimane abbastanza anche nella forma sua, però la roba rimane qua, cioè non ti casca a giro, scendi molto comodo. Tasca qui, appunto, ho messo solo una cartina e dentro ho messo, vediamo se va tutto bene la ripresa, c'era poca batteria, scusate. Allora, facciamo il loadout della tasca centrale. Quindi questo, vabbè, si era visto, c'è anche una clip che chiude la parte di sopra, oltre le 4, quindi 2 e 2 laterali. Che cosa ci sta in questo zaino? Allora, un bel organizer, questi sono strepitosi con un'oletta fiocca, non li ho ritrovati, pieno di vestiti, kit medico, uno ci può mettere, che ti posso dire, fornellino, la roba per fare da mangiare, insomma, un bel po' di roba. Poi un sacco a pelo leggero, quindi come dicevo è adatto magari più d'estate, un materassino gonfiabile della Quechua, un K-Way chiuso e poi ci sono tutti i vari kit di sopravvivenza, che io non vado mai a giro senza i kit di sopravvivenza, quindi, però me ne porto sempre tanti, quindi diciamo ecco sono tutti questi qua. Questo è il primo kit di sopravvivenza. Almeno 4 bisogna portarli dietro perché non si sa mai che ti può succedere. Il secondo kit di sopravvivenza, il terzo kit di sopravvivenza, che è comodo perché si può anche impilare, si possono anche impilare questi kit di sopravvivenza. Scusate la cazzata. E il quarto kit di sopravvivenza. Quindi ci stanno un bel po' di cose, via, sono qui dentro. Ora, vabbè, a parte. Vediamo questi kit di sopravvivenza un attimo e si guarda le tasche invece interne. Appunto, come dicevo, si può aprire fino in fondo, no? Quindi per avere accesso molto rapido dappertutto si fa con grande facilità. Tasca. Allora, la tasca c'è all'interno, questa tasca qua. Questa a distanza di circa 3 cm dal bastino. Un'altra tasca che potrebbe essere, è quella che direi più adatta al camel bag. Anche questa qui,
arriva fino all'affondo dello zaino, e poi c'è una taschina piccola qui con la zip, perfetta per cose che vogliamo proteggere particolarmente, tipo chiavi, insomma, robosi, borse, insomma, soldi, documenti. Questo anellino qui è per tenere in posizione il camel bag. Ora, un'ultima cosa che non avevo, che devo far vedere, è il discorso della rain cover. La rain cover, come la fascia ventrale, è estraibile, quindi è una tasca sotto lo zaino, apribile con un velcro, dove c'è semplicemente questa rain cover molto sottile. Ora, lo zaino è vuoto, non sto a montarla, comunque fondamentalmente è la classica sacca da zaino che si monta sopra e si può regolare con un elastico gira tutto intorno e anche in questo sistema qua. Va bene, vediamo, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per la visione e mi raccomando, stasera bevete un bel paio di kit di sopravvivenza anche voi. Grazie, è stato un piacere. Ci vediamo, arrivederci al prossimo video.